dispone il giudice, può applicarla o può non applicarla, non è così. Ma mi indigna il fatto che si presume, lo ha detto già nella sua prima requisitoria durante il dibattito, che la mia cosiddetta carriera nell'ambito del gruppo Berlusconi sia stata favorita o quasi condizionata o quasi ancora, per così dire, concussa dalla mia conoscenza di elementi mafiosi che mediavo, secondo l'accusa, con il presidente Berlusconi. Un imprevisto è la sola nostra speranza, non sono convinto, sono convintissimo. Anzi, come dice Montale, se vuoi avere la mia opinione, l'unica via d'uscita è l'illusione. Perché la vita ogni giorno supera il limite che pone. Montale era un grande poeta, ma anche un grande filosofo. E io ci credo. Si attende da questa sentenza. Cosa mi attendo? Una sentenza. Una sentenza. La conferma sarebbe un imprevisto. La conferma un'impresa, no, niente, io non mi attendo a niente, sono sereno sotto questo profilo, perché so che non cosa posso fare, nulla, no? Però non ha partecipato alla manifestazione dei parlamentari del PDL. Io non sono parlamentare, perché devo partecipare. È un fondatore del partito, come mai? Lei fonda e poi le cose vanno avanti. La condivide quella manifestazione. Ma non mi faccia dire queste cose, parliamo di politica. La politica non è un momento di... Non è un momento di cui parlarne, lasciamola svolgere, tanto si sta impantanando da sola, no? Mi sembra di capire, vedremo. Non sta scorrendo, sta cambiando un'epoca. Sta cambiando, per ora siamo nella merda, poi vedremo. Vedremo.